Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Oggi siamo tornati con questo nuovo unboxing, probabilmente di due pacchi, ma non ne sono sicuro. Perché mi vedete così tanto basso? Praticamente, quelli della Tunnel in Tokyo, dove ho comprato questo pacchetto tanto per variare un po', hanno messo le magliette, il poster dentro una busta casuale come qualsiasi altra cosa, del tipo una busta che magari conteneva delle ciabatte, no? Per farvi capire. Una busta completamente a caso. E l'ho aperta e involontariamente ho scoperto che c'erano dentro le magliette che dovevo mettere nell'unboxing. Però l'unica che ho visto veramente, nel senso che l'ho proprio letta, è questa che ho addosso, così almeno non faccio spoiler. E quindi direi di iniziare subito con questa. E il pacco che stiamo andando a vedere è quello di Paul Walker. Quindi è tutto basato su Paul Walker. Come potete vedere, tuna no crust. Ok, possiamo iniziare seriamente. Come potete vedere, la busta è questa. Cioè, la busta è questa. Non ho letto che c'era il simbolino della Tuna di Tokyo qua. E quindi l'ho aperta involontariamente. Mi va bene perché almeno ho già una maglietta su. Quindi iniziamo. No! Tirato fuori la prima maglietta. Oh shit! Madò, che figata! No, questa qui è top. È come la R34 che aveva lui, soltanto che è R35 e c'è scritto Remember the Booster, è bellissimo. È bellissimo. Mamma mia, è bello. No, 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 questo qui è bellissimo. Poi, bianca. Vediamo. Remember the Booster uguale con tipo le scritte della Supreme. Che probabilmente darò via perché le magliette bianche non mi piacciono. And ce ne sono ancora. Oh shit. Oh shit. Mamma mia. I brividi, raga. Bellissimo questa Walker. Tipo fatta a disegno. C'è ancora qualcosa. Yes. C'è tipo un poster. Lo vediamo subito, ok? Oh, no, raga, no, 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 no. Questo va in camera subito. Con l'R34. No, questo va in camera. No, 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 no. Questo qui è top, Dio fa. Madò, che figata. No, beh, bellissimo. Va bene, direi che questo unboxing breve, però ci sta, dai. Alla fine era di Paul Walker, ci sta. Questo unboxing può definirsi finito, sì. Io vi rimando ai prossimi video che usciranno nel canale e al prossimo video.